Bene, oh ragazzi, ci riproviamo, sempre dopo lavoro, sono le 5 e mezza praticamente, anche quest'oggi saremo con Giacomo. Devo finire di caricare la macchina, mangio qualcosa, prendo su qualcos'altro da mangiare, bisogna correre sullo spot di pesca e vedremo dopo come andrà a finire. Dai, dai, via, che siamo in ritardo, ora in teoria Giacomo dovrebbe stare arrivando anche lui. Io ho caricato la macchina, ora mi metto le scarpe. Metto le ultime due cose in macchina, dopo siamo pronti per partire. Torneremo dove tutto è iniziato, dove ho fatto anche il primo video, con una speranza un po' migliore. E niente, direi che non resta altro che vederci là. Attenzione, Giacomo Melchiori è arrivato. No, bestia. Sound check. Abbiamo appena finito di breccare le canne, anche Giacomo. Ora inneschiamo le esche e andiamo a calarle. Ho appena fatto una corsa, quindi sono già cotto. Ok, sto sudando come un animale, non so se rende. Abbiamo calato una canna, stavamo anche per andare a calare l'altra esca, però mi è scivolato il secchio ed è caduta in acqua, quindi stiamo pescando purtroppo con una canna sola. Abbiamo un'esca abbastanza generosa attaccata, dobbiamo puntare tutto su questa canna. Ora andremo a mettere dei nuovi segnalatori, una chicca, adesso ve li mostro. Eccoli qui, avvisatori Ceracat Catfish Alarms su Instagram, andate a seguire e se siete interessati potete anche acquistarli. Allora, questi segnalatori funzionano sia quando il pesce mangia, sia quando la canna scende e quando sbrecca che torna su. Vai, 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 fermo, dai, dai, non si stacca, vai, vai che c'è, vai, vai, Melchio, grande pesce, non è piccolo, non rende bene, vai Giacomo, pompalo, pompalo, vai giù, vieni a sinistra, qua, vai giù, lascialo andare un po', se lo senti. Ti vado a prendere la torcia, ce la fai? Ok. Pompa, pompa che è nel sottoriva, veloce. Vai, vai, grande. Com'è? Come ti sembra? Indietro. Dai, un bel metro. 4,10. Ok. Com'è allora, dai? Un bel pesciotto divertente. Eccolo qua, non ha sbreccato. Noi abbiamo già praticamente finito di pescare. Ha lamato perfettamente. È un pesciotto sul metro, secondo me, all'incirca. E nulla, ora lo slamiamo, proviamo a fare un piccolo video, una foto, dopo lo andremo a rilasciare. Come vedete qui dei segni della frega che è passata, secondo me è una bocca molto grande. Quindi sicuramente ci saranno dei pesci decisamente più grossi, bisogna solo riuscire ad andargli addosso. Eccolo qui, aveva mangiato davvero bene, un pesciotto, saremo attorno al metro, nulla di che. Però dai, così improvvisato ci sta. Ragazzi, provvediamo con il rilascio del pesce. Se no, non se ne vuole andare, proviamo ad aiutarlo e via. Ciao ciao! Eccoci qua, secondo giorno. Allora, ieri la pescata si è conclusa un po' così. Un solo pesce, ci sono stati dei casini perché, in poche parole, io quando sono andato di là a calare l'esca avevo già l'altro carascio innescato. Andando a calare il primo che avevo già attaccato, purtroppo ho rovesciato il secchio e l'altro pesce è caduto, insomma è tornato in acqua. Quindi abbiamo poi usato
Quindi in poche parole abbiamo pescato con un'esca sola, però vedo che ha reso comunque perché la canna è partita. Ieri notte gli altri ragazzi erano fuori un po', hanno fatto un bel pesce, quindi dopo vediamo se li andremo a trovare, andiamo a vedere se l'hanno legato e magari possiamo anche farci un paio di video. Allora Lanza, com'è? A bomba. Nico? Nico non risponde. Dopo una nottata con questi quattro campioni, noi quattro campioni, è incazzato. Ieri sera verso le 10 ha sbraccato una canna pietra calata sui 2,50 m con un carascietto, ce l'ha pappato, un bel 2,40 m. Bella bocchina, guarda qua, pancia piena, guarda qui, che bel pancino. Adesso libero, noi li rilasciamo, liberi. Così ci si fa la doccia, ragazzi. Così il culettino, però non è solo avere il culo merda. C'è che i capelli.